Conosciamo le piante come il maestro Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un inventore, un artista e uno scienziato vissuto tra il 1453 e il 1519. Era un grande appassionato di botanica, la scienza che studia il mondo vegetale. Diceva che la natura era la sua prima maestra e amava immergersi dentro di essa. E disegnava tutto ciò che vedeva e osservava da vicino qualunque cosa. Leonardo faceva schizzi, disegni, scriveva annotazioni sul mondo naturale. Essere dei bravi allievi di Leonardo, cerchiamo di fare lo stesso con le foglie che abbiamo raccolto nel giardino della nostra scuola, oppure nei luoghi vicino alle nostre abitazioni. Per fare questo lavoro abbiamo usato questo materiale, foglie di varie forme. Fogli di carta assorbente, fogli di carta, matite colorate, matita e gomma. Primo passo, studiamo le foglie con la tecnica del frottage. Abbiamo un foglio di carta e una matita colorata con la mina morbida. Prendiamo una foglia secca e tocchiamo la parte delle nervature. Ora mettiamo la foglia con la parte delle nervature rivolta verso l'alto, sotto il foglio di carta e con la matita coloriamo sopra la foglia. Continuando a sfregare, rimaniamo bene sul bordo della foglia e coloriamo bene l'interno. Secondo passo, ora che abbiamo finito, possiamo capire come Leonardo, da quali parti è composta la foglia, picciolo, lamina, nervature, margine. Terzo passo, scriviamo come Leonardo alcune annotazioni sulla foglia che abbiamo ricalcato. Dell'albero a cui appartiene il luogo e la data di raccolta, che tipo di pianta è, com'è la forma, com'è il margine. Quarto passo, essiccamento. Abbiamo fatto essiccare le foglie raccolte, mettendo le foglie piccole sotto una pressa di cartone, mentre le grandi sono state messe tra foglie di carta assorbente e posizionate tra risme di carta per alcuni giorni. La parete delle foglie abbiamo colesionato le foglie essiccate, posizionate posizionandole. sulla parete della nostra aula. Ecco il risultato.